i docenti che ambiscono ad avere un contratto a tempo indeterminato continuano a studiare, a specializzarsi e a cercare delle strade per ottenere un contratto a tempo indeterminato, e in realtà non riescono nella maggior parte dei casi ad arrivare a questa meta prima di 10-12 anni. L'abuso di docenti precari per posti liberi e vacanti, che non sono occupati da nessun docente, è diciamo, attualmente utilizzato come forma di sfruttamento. Quindi il docente precario ha diritto, dopo 3 anni di contratto annuale, ad essere stabilizzato. Questo lo dicono delle normative, soprattutto la normativa europea. Quando si può fare causa? Diciamo che dopo che si sono ottenuti almeno 3 contratti reiterati, quindi 3 incarichi annuali al 31 di agosto, ci si può riferire a normative che prevedono che più di 3 contratti, diciamo, annuali reiterati docente a tempo determinato, diano la possibilità poi di richiedere la stabilizzazione. Ci sono una grande quantità di posti che non sono di nessuno, cioè non c'è un docente titolare. Su quei posti là, invece di immettere ruolo il docente, vengono impropriamente utilizzati dei contratti determinati e quindi non si assume personale utilizzandolo come se quel posto un anno potesse servirmi, l'altro anno no, mentre invece sono posti che non sono occupati da nessuno. Sono 150.000 docenti che attualmente hanno incarichi a tempo determinato, però alcuni hanno dei contratti a tempo determinato che non coprono l'intero anno scolastico. E questi praticamente sono dei docenti che fino a che non otterranno un contratto annuale sarà difficile che possano reclamare la stabilizzazione, quindi l'assunzione in ruolo. Ci sono state di recente diverse condanne da parte dei giudici del lavoro che hanno chiesto di risarcire coloro che impropriamente erano stati utilizzati come precari, ma avevano diritto ad avere un contratto a tempo indeterminato. Parliamo di cifre che sono arrivate anche a 31.000 euro. Il giudice non ha potuto decidere di stabilizzare, cioè di mettere in ruolo il docente precario, però gli ha riconosciuto risarcimento per l'abuso proprio di contratti a tempo determinato. E ci sono dei tribunali come quelli di Roma che hanno dei tempi abbastanza lunghi, ci sono altri tribunali dove diciamo il lavoro scorre in tempi più ragionevoli, e intendiamo per tempi brevi 1 anno e mezzo, 2. In realtà, come le dicevo, i giudici non hanno deciso finora di ordinare l'immissione ruolo, bensì di risarcire per il danno di abuso di contratti a tempo determinato. Per far rispettare i propri diritti, in molte situazioni l'unica strada attualmente percorribile è quella di adire le vie legali. Poi che questo sia una prassi che si deve consolidare, no, devono esserci delle politiche sindacali che possano in qualche modo indurre chi si siede ai tavoli, diciamo, a firmare i contratti a cambiare il proprio registro, cambiare modo di considerare i lavoratori della scuola.